Credo che presieda il vicepresidente Anello, visto che è il consigliere più anziano per età. Ah, addirittura, va bene, perché Zacco ancora non è entrato. No, Zacco mi ha mandato un messaggio scusandosi perché ha un... Ah, sì, sto leggendo pure io, l'ho mandato anche a me, va bene. Allora, iniziamo la seduta, procediamo all'appello, segretario. Perfetto, procedo con l'appello. Anello, Presente. Chinnici, Presente, buongiorno a tutti e do il consenso alla registrazione. Buongiorno. Cusumano risulta assente. Evola risulta assente. Ferrandelli. Presente e acconsento al trattamento dei dati. Forello. Forello, io l'ho visto. Forello presente, acconsento. Ok. Gelarda. Consigliere Gelarda, risulta assente. Mineo. Presente, buongiorno, acconsento alla registrazione dei dati. Rini. Buongiorno a tutti, presente, do il consenso per la registrazione. Ok. Sala. Non lo vedo, assente. Scarpinato. Buongiorno, presente. Buongiorno. Zacco è assente. Il presidente Anello, due Allora. consiglieri per la prima commissione, scusate, per la sesta commissione, e uno, due, tre, e quattro per, quattro, cinque per la seconda e prima commissione. Quindi c'è il numero e Il numero apriamo la legale per seduta. entrambi. Sì, allora apriamo la seduta. Inizio a presiedere io nell'attesa che arrivi il presidente Zacco e la presidentessa Evola. Abbiamo ospiti oggi i rappresentanti del comitato spontaneo Io non apro. Li vedo già collegati. Viviana Manfrè, se dà il consenso alla registrazione dei dati perché è una seduta pubblica, noi procediamo con l'inizio della seduta. Buongiorno, do il consenso al trattamento anche per la signora Rimi che è con me. Benissimo, allora Viviana Manfrè e Ilenia Crimi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, iniziamo la seduta con l'audizione dei rappresentanti di questo comitato spontaneo che rappresenta le agenzie di viaggio e i tour operator nel comparto del turismo. Che hanno ovviamente tanto da dirci, vista la situazione che stiamo attraversando sia in città che in Sicilia, si è costituito questo comitato con una serie di agenzie di viaggio e tour operator che si sono uniti insieme per portare delle istanze su tutti i tavoli, il tavolo comunale, il tavolo regionale e il tavolo nazionale. Io passerei alla parola a Viviana Manfrè che così ci illustra un attimino quali sono Presidente, le richieste. prima 3 secondi, se possibile, Sì, posso? ha la parola, certo. Presidente, io ovviamente la ringrazio per la parola e la ringrazio anche per aver sollecitato questo incontro. Come sesta commissione siete stati molto attivi sul tema. Noi come commissione bilancio che si occupa anche dei tributi e non solo, abbiamo deciso sin da subito ieri di aderire. Infatti siamo quasi tutti presenti e saremo molto attenti nell'ascoltare le istanze della categoria. Quindi la ringrazio. Benissimo, grazie Vicepresidente Mineo. Diamo la parola a Viviana Manfrè. Buongiorno, inizio io. Buongiorno a tutti, sono Ilenia. Allora, Ilenia Crimi. Sì. Sempre geniale, sempre. Allora, facciamo gruppo, consideriamo che raccoglie le adesioni ad oggi di circa 200 agenzie in tutta la Sicilia. Nel territorio che comprende il Palermitano, noi abbiamo 180 agenzie di viaggi. Mediamente abbiamo 3, 4, 5 impiegati per ogni azienda. Su tutto il resto del territorio, quindi parliamo anche della provincia, siamo arrivati a 300 agenzie. Stiamo parlando di 300 aziende che hanno fermato per prima la loro attività, perché siamo stati i primi a chiudere. E probabilmente saremo anche gli ultimi a riaprire.
Ad oggi il problema è che nessuna delle istituzioni, possiamo dire, e io sono quella che le cose le dice sempre come sono, ha avuto un occhio di riguardo a questa categoria. La categoria più protetta, la categoria che ha avuto maggiore slancio in una possibile riapertura, è stata quella degli albergatori. Noi ad oggi come agenzie di viaggi siamo un settore che siamo nella più totale ombra. Abbiamo bisogno delle istituzioni, a partire dal comune, che si faccia anche come portavoce nei confronti della regione. Questo è un appello che va a tutti i consiglieri, indipendentemente dal vostro colore del partito, a noi non interessa. Perché stiamo difendendo 300 agenzie, 300 aziende, e le vogliamo difendere perché parliamo di aziende storiche. Stiamo parlando di aziende che alcune sono nate negli anni 80 addirittura, e oggi non possono chiudere perché nessuno comprende in che cosa consiste la nostra attività. Il nostro sindaco è sindaco anche della città metropolitana, e questo lo andiamo sbandierando sempre. Quindi abbiamo bisogno che oltre a voi consiglieri, anche il nostro sindaco si ponga davanti la regione, davanti il presidente della regione, perché ci sono degli emendamenti e dei cambi che vanno fatti in questo decreto. Dobbiamo fare una scelta abbastanza importante. Se salvaguardare 300 aziende nel territorio comprensivo di Palermo e provincia, oppure farci arrivare alla chiusura. Questo dovete sceglierlo voi, e dovete scegliere come e quanto aiutarci. Il messaggio è abbastanza chiaro. Adesso passo la parola io a Viviana Manfre, perché abbiamo in ambito comunale delle richieste abbastanza importanti. Sì, prima di tutto buongiorno. Noi quello che chiediamo è l'azzeramento dei tributi locali e tutto quello che voi potete fare per agevolarci. Questa è una condizione fondamentale, anche perché come ben sapete noi ancora siamo chiusi. Per più di 3 mesi abbiamo solo pagato affitti, abbiamo pagato bollette, abbiamo pagato assicurazioni, abbiamo anche anticipato la cassa integrazione, dato che come ben sapete sta forse arrivando in questi giorni, e quindi non ci possiamo permettere di pagare altro. Noi siamo già allo stremo delle nostre forze. Pensare che la ripresa che avverrà realmente nel 2022, come dicono tutte le testate principali dei giornali riguardanti il nostro settore, è impossibile in questo modo. Quindi noi vi chiediamo il vostro aiuto, e siamo sicuri della vostra comprensione, perché stiamo parlando di aziende, ma aziende fatte sempre di persone che lavorano e che danno lavoro. Quindi buttare a casa tutte queste famiglie, metterci in condizione di non avere la liquidità che al momento non c'è, perché è quello che noi abbiamo richiesto sia al governo regionale che al governo nazionale, è la liquidità. Tutto il resto sono cose di contorno, ma noi abbiamo bisogno di questo e dello stralcio delle imposte, perché non possiamo permettere in questo momento alle nostre aziende di uscire neanche un centesimo, perché non l'abbiamo, né possiamo indebitarci, perché voi sapete benissimo che indebitarsi in questo momento significa fare chiudere le nostre aziende, e non lo possiamo fare. Quindi noi vorremmo che voi faceste portavoce anche per il tavolo tecnico con il governo regionale, ma anche a livello nazionale, anche perché dico Palermo è stata città della cultura l'anno scorso, quindi è un comune abbastanza conosciuto anche in tutta Italia, e la voce almeno anche del sindaco e della giunta comunale è una voce forte. Noi quello che chiediamo è un anno fiscale bianco per tutto il 2020, con possibilità di averlo in proroga anche per il 2021. Ed è una cosa fondamentale. Chiediamo un fondo perduto che ci ricopra dell'80% della perdita del fatturato anno delle nostre aziende, perché noi abbiamo perso 6 mesi di lavoro precedenti e ne perderemo altri 6, che sarà tutto quello fino al 31/12/2020. Quindi in totale 12 mesi, ovvero un anno. Quello che vogliamo poi è un contratto di solidarietà anche per i lavoratori in smart working, perché noi stiamo lavorando al momento e non abbiamo mai smesso di lavorare smart working, ed abbiamo chiuso col primo lockdown. È quello che poi ne vorremmo anche dei contributi anche per i titolari delle aziende. Se noi non abbiamo tutto questo, purtroppo dovremo chiudere. E chiudere significa mandare all'aria non solo il lavoro di aziende storiche, e io vi parlo della Manfre Viaggi, che è la mia agenzia da 26 anni che faccio questa attività, ma anche di tante altre aziende e di tanta gente che ha creduto in questo lavoro e continua a farlo con passione. Grazie. Grazie Viviana, prendiamo atto delle richieste. Io intanto volevo capire, ci sono interventi dei consiglieri della Commissione? Presidente, io poi le chiedo la parola.
Sì, allora preferisco darle la parola a consigliere Fernandelli, prego. Intanto, diciamo, mi sembra, ho ascoltato con molta attenzione le parole delle due rappresentanti e devo dire che da subito, quando abbiamo ricevuto la mail, abbiamo ritenuto strategico fare questo incontro e siamo contenti di averlo fatto in maniera congiunta, così che le due commissioni intitolate, quella bilancio che è in materia chiaramente di tributi è competente, ma anche la commissione attività produttive che si è immediatamente attivata potessero immediatamente udire, facendo già una buona percentuale di consiglieri comunali presenti, perché come ricordava la rappresentante Nenia Rini, credo che in questo momento su questo tema sia importante non colorare la battaglia ma cercare di collaborare tutti e mettendo insieme le varie sensibilità che so esserci. Conosco la tua, Alessandro, conosco quella degli altri componenti della mia commissione, è presente anche il consigliere Scarpinato e sono sicuro che insieme potremo fare un buon lavoro. È chiaro che ascoltando le proposte ci sono due tavoli, uno di pressione a livello regionale e nazionale, questo purtroppo sta alla sensibilità del sindaco, sul quale possiamo agire con un atto di indirizzo, un ordine del giorno, una sollecitazione, poi ovviamente sta a lui attivarsi o non attivarsi. Un'altra invece attiene il tema delle imposte comunali, che è stato oggetto non soltanto del nostro atto deliberativo in consiglio comunale, ma anche, diciamo, di sedute di commissione. Io mi sento di dire che ritengo percorribile è fattibile la richiesta, intanto perché è isolata veramente a pochi soggetti e non protetti. Parlavamo di 320 agenzie, se comprendiamo quali sono quelle sul livello comunale, sicuramente sono molto di meno e di sicuro hanno un gettito tale da non compromettere le sorti degli equilibri di bilancio, perché è chiaro che si può intervenire. Dall'altra parte, perché ritengo etico il fatto che chi non lavora e quindi non ha le saracinesche virtuali o fisiche aperte non debba pagare per il periodo di chiusura. Sono su Palermo 180, mettiamo che una Tari media per queste aziende si attesti intorno alle 1.000-1.500 euro, non credo che trovare 200.000 euro nelle pieghe di bilancio possa essere difficile. Chiaramente soltanto per quelle chiuse, chi è aperto vale il principio che abbiamo sempre posto anche in commissione bilancio, però non soltanto lo ritengo etico, ritengo che si debba fare per non esporre il comune a contenzioso, poiché il pagamento della Tari è subordinata al servizio che tu ricevi. Se io agenzia sto chiuso, è chiaro che non sto arrecando alle casse di RAP nessun surplus in termini di servizio, quindi è anche etico, oltre che giuridicamente conducente, e credo che sia stato sancito anche da diverse misure a livello nazionale, che il fatto che se sto chiuso e il servizio è un servizio finalizzato, non te lo devo. L'abbiamo visto sulla TOSAP, abbiamo visto anche le direttive nazionali, le abbiamo commentate con il collega Minè, con il collega Forello. Io credo che in questa direzione si possa e si debba andare, e ovviamente mi rendo disponibile per sottoscrivere qualsiasi altro indirizzo necessario e chiaramente a sostegno di questa battaglia. Grazie consigliere Ferrandelli, convengo su tutto quello che ha detto, diciamo che la battaglia la possiamo portare a condurre insieme. Se nel frattempo è entrato il consigliere Gelarda. Sì, buongiorno, scusate problemi di linea, e fra l'altro fra un po' vi lascio perché abbiamo un'iniziativa in questura, quindi. Benissimo, benissimo. C'era il consigliere Forello che si era iscritto a parlare. Ne ha facoltà. Consigliere Forello. Eccomi. Io sarò telegrafico. Mi sentite? Sì, sì. Io sarò telegrafico. Dicevo, in questo momento certamente regna la confusione con riferimento a quelle che sono le misure da porre in essere a supporto delle attività imprenditoriali che sono state danneggiate dal Covid.
regna una tale, diciamo, confusione che, per esempio, volevo rappresentare, anche se a voi interessa un po' di meno perché pochissime probabilmente agenzie occupano solo pubblico, ma per esempio i provvedimenti nazionali relativi alla esenzione dalla TOSAP per il periodo 1 maggio 31 ottobre sono provvedimenti che esclusivamente interessano la categoria dei soggetti che somministrano bevande e alimenti, quindi pub, ristoratori, bar. Non tutte le attività sono escluse, per esempio le attività artigianali che non rientrerebbero all'interno dell'esenzione. Premesso questo, io voglio dire che comunque sia un atto formale, un indirizzo formale sulla materia dei tributi, il Consiglio Comunale l'ha già assunto, e devo dire onestamente, mi riferisco ovviamente alle persone che sono intervenute rappresentando le oggettive preoccupazioni che hanno, devo dire che il Consiglio Comunale di Palermo è stato il primo Consiglio Comunale in Italia che ha assunto una posizione chiara, dando una direttiva altrettanto chiara alla Giunta, affermando che per tutte le attività commerciali, per tutte le attività imprenditoriali che sono rimaste chiuse nel corso del lockdown, debba essere posto in essere un provvedimento di esenzione. Ovviamente la predisposizione dell'esenzione delle tariffe TARI non spetta predisporlo al Consiglio Comunale, ma spetta di predisporlo all'amministrazione attiva. E quindi noi dobbiamo aspettare l'amministrazione attiva, che secondo le dichiarazioni che ho letto nei giornali, perché voi dovete comprendere che il sindaco di questa città interloquisce con il Consiglio Comunale solo attraverso dichiarazioni fatte alla stampa, quindi noi le intenzioni che la Giunta vuole porre in essere o il sindaco vuole porre in essere le conosciamo dai giornali, non è un atto, non è una polemica, ma è un dato di fatto che purtroppo oggi accade. Bene, allora la comunicazione ufficiale che noi abbiamo appreso, il sindaco vorrebbe intervenire sulle tariffe TARI del 2020 con l'esenzione per le imprese che sono rimaste chiuse, va in direzione, diciamo, dell'indirizzo dato dal Consiglio Comunale. Quindi sulla TARI certamente si potrà intervenire. Sulla TOSAP vi interessa molto di meno, ma comunque si potrà anche qua intervenire. Certo è che le modalità di intervento, questo lo voglio dire per essere, diciamo, onesto con voi, le modalità di intervento sulla TARI sono delle modalità di intervento ancora tutte da elaborare, perché come forse molti di voi sapete si deve intervenire soprattutto sulla tariffa variabile, almeno questo è l'indirizzo dato dall'agenzia a livello nazionale, quindi ridurre la tariffa variabile di circa il 25% che corrisponderebbe al periodo di chiusura. Il problema a Palermo, come in altre città, io lo dico chiaramente, che in mancanza di fondi nazionali che coprino tali costi, questo dovrebbe comportare contemporaneamente l'aumento della TARI per gli altri cittadini. Cioè, essendo la TARI una tassa di servizio, se non abbiamo contributi nazionali, noi, se facciamo giustamente non pagare, tra l'altro secondo me anche secondo le valutazioni giuridiche, fossi io l'avvocato, il vostro avvocato, consiglierei, a prescindere di non pagarle e poi di fare un eventuale ricorso alla commissione tributaria contro il comune, perché se voi siete stati chiusi non avete prodotto ovviamente immondizia. Il principio è chi inquina paga, questo è il principio ormai a livello europeo che viene stabilito sulla base della tassa sui rifiuti. Dicevo quindi, se non intervengono finanziamenti o fondi nazionali, è ovvio che le esenzioni devono avere un ulteriore, perché il servizio deve essere sempre pagato, con i rifiuti dovranno avere dall'altra parte un corrispettivo aumento da parte della TARI sulle utenze domestiche, faccio un esempio. Questa è la complessità all'interno della quale noi, ahimè, ci stiamo muovendo. Noi abbiamo già richiesto alla Giunta che ci prepari delle modifiche delle tariffe TARI con le esenzioni, lo rifaremo a questo punto e lo ribadiremo alla stessa Giunta e al sindaco al più presto. Sulle misure invece più, diciamo, agevolative, certamente la questione e la palla passa più a un campo regionale e nazionale, sul quale noi possiamo anche come Consiglio Comunale, magari, io pensavo, e lo proporrò anche ai colleghi,
di fare un documento che possa magari trovare l'adesione anche di altri consigli comunali di altre realtà, perché penso che il problema sia comune soprattutto a tutti i comuni dove il turismo è sempre stato un elemento fondamentale della propria economia, e da noi lo è stato soprattutto negli ultimi anni, e quindi diciamo fare certamente massa critica e rappresentare ai propri diciamo rappresentanti di governo la necessità di intervenire con misure di agevolazione che vadano nel senso che voi avete detto. Non è facile perché, vi ripeto, io noto e osservo in maniera, sono molto preoccupato, una assai grande confusione rispetto alle strategie del governo. Il governo è confuso, il governo, come voi sapete, è rappresentato da una quantità, diciamo, di anime che sono in contrapposizione fra di loro, e quindi i provvedimenti tardano ad arrivare, non sono molto chiari. E da un altro punto di vista, ovviamente, mi rendo anche conto che è difficile intervenire ad aiutare tutte le realtà economiche che sono state danneggiate dal Covid, però ovviamente una strategia e una linea politica deve essere attuata al più presto. Grazie. Grazie consigliere Forello. Mi eri scritto a parlare. Scarpiato che ha chiesto la parola. Diamo la parola al consigliere Scarpinato. Ah, va bene. Era anche Gingi che aveva scritto in chat. Sì, l'ho visto, solo che facciamo diamo la parola al consigliere Scarpinato. Va bene, va bene. No problem. Pari opportunità, visto che stiamo parlando. Consigliere Scarpinato. Sì, grazie Presidente. Io ho ascoltato con grande interesse ovviamente l'urlo di dolore che ci hanno rappresentato ovviamente i rappresentanti di questo comitato spontaneo. E devo dire che effettivamente la pandemia, il Covid, ha messo in ginocchio non solo la nostra città, ma la nazione, e anche a livello globale, insomma, gli esiti li vediamo ogni giorno ai telegiornali. Ovviamente la situazione è una situazione molto critica. Io ho ascoltato con interesse anche il numerico delle agenzie che sono dislocate a Palermo e non solo, anche nella provincia regionale. Ho ben inteso, insomma, ancora loro sono state le prime a chiudere e ancora non si intravede nemmeno diciamo una visione rispetto all'apertura. La politica cosa deve fare, Presidente? Si deve mettere a disposizione dei cittadini, ma soprattutto deve ascoltare. Noi oggi stiamo ascoltando e stiamo raccogliendo un urlo di dolore che rappresenta ovviamente una categoria che ha bisogno di essere ascoltata, e noi tutti, perché mi è piaciuto l'intervento che ha fatto il collega Ferrandelli piuttosto che anche il collega Forello, il bisogno della gente, l'ho sempre detto e lo continuerò a dire, non ha colore politico. Insieme intanto dobbiamo capire quello che si può fare e si deve fare ovviamente per il tramite delle competenze che sono proprie del Consiglio Comunale, e poi buttando, come dico sempre io, il cuore al di là dell'ostacolo, cercare di fare sintesi per agire anche sui tavoli regionali e nazionali. Poco fa abbiamo ascoltato quello che ormai si respira nell'aria: il governo nazionale ha poche idee ben confuse. E gli esiti sono sotto gli occhi di tutti. Io oggi sarò alla regione per andare a rappresentare un'altra problematica relativa a un altro settore importantissimo, che è quello dei catering, che è stato anch'esso messo da parte, anzi equiparato alle gelaterie piuttosto che ai ristoranti, a testimonianza che c'è una grande confusione. Poco fa il collega Forella ha detto che gli atti che il Comune può predisporre ovviamente sono in capo alla Giunta e quindi agli assessori che compongono la Giunta del nostro sindaco Orlando. Ma noi, che siamo consiglieri comunali della quinta città d'Italia, è ben noto a tutti, abbiamo degli strumenti che sono importanti e che possono andare a pungolare, a sollecitare l'amministrazione attiva. Uno su tutti, l'ordine del giorno, che comunque è un impegno che è una raccomandazione che viene fatta all'amministrazione attiva, finalizzata proprio ad evidenziare le varie problematiche di fattispecie, come in questo caso. Quindi ritengo che, al di là delle competenze che sono proprie della Giunta, noi consiglieri possiamo cominciare a immaginare un percorso che veda la redazione di un documento, un ordine del giorno, che sia sensibile alle richieste che sono state poste in essere, sono state evidenziate dalla categoria,
ma che siano ovviamente completate da quegli accorgimenti che sono propri dei consiglieri comunali in termini normativi e che possono dare anche un suggerimento a questa giunta che è stata ad oggi quasi immobile. Non voglio fare ovviamente polemica, però quello che a me interessa in questo momento è schierarmi al fianco di persone che sono in difficoltà, che non vivono ma che sopravvivono. Poco fa hanno detto nei loro interventi, dietro un'agenzia ci sono i lavoratori e dietro un lavoratore c'è una famiglia. Noi non possiamo e non dobbiamo non solo sottovalutare, ma lasciare nulla per intentato. Bisogna fare sintesi, bisogna porre in essere comunità di intenti, bisogna fare ovviamente un percorso che veda tutti i singoli gruppi consiliari ramare in un senso, che è quello del bene comune dei cittadini. Io a questo voglio aggiungere che, senza conoscere la problematica, e il presidente Anello ne ha ben contezza, già mi ero messa a disposizione per andare a sollecitare, ovviamente per la parte di competenza del mio partito, che non dico perché oggi noi dobbiamo porre al centro il cittadino e dobbiamo ovviamente cercare di fare un lavoro importante e sollecitare le competenze che sono dell'amministrazione ma anche della regione. Mi sono messa a disposizione per accompagnare il collega Anello, e lui lo sa, ad portare sul tavolo regionale questa problematica delle agenzie di viaggio all'assessore di competenza, proprio a testimonianza che non c'è solo un partito o una maggioranza o una minoranza, ma che tutti insieme stiamo cercando di remare in un senso per far ripartire l'economia, perché senza di voi non c'è futuro, non solo nella nostra città, ma nell'intera regione, che ha sempre vissuto di turismo, che ha portato un beneficio importante alla città di Palermo, ma anche alla regione Sicilia. Quindi quello che io in questo momento auspico è comunità di intenti. C'è, perché conosco il valore dei consiglieri che stanno ovviamente presiedendo questa commissione in questo momento. Le due commissioni sono commissioni prolifere che si sono messe a disposizione per i cittadini palermitani, e ritengo che con uno sforzo ulteriore rispetto a quello che è stato fatto possa essere partorito un documento, un ordine del giorno finalizzato a portare la voce delle agenzie di viaggio e delle loro problematiche all'interno del dibattito politico al Comune di Palermo, ma anche a livello regionale e nazionale. Io sono a disposizione, l'ho già detto, l'ho testimoniato anche al collega Alessandro Anello, che al di là della propria carica istituzionale, quasi da 30 anni anche lui ha un'agenzia, ne abbiamo parlato fuori dai tavoli politici, ma la disponibilità, l'abnegazione, l'impegno che vogliamo porre in essere va al di là dei colori politici, ma soprattutto va in un senso, quello di rilanciare la nostra città, che ricordo essere la quinta città d'Italia, Palermo. Grazie, ho terminato. Grazie, consigliere Scarpinato. Voleva parlare il consigliere Chinnici, credo. Sì, grazie Presidente Anello. Ma io molto telegraficamente, perché molto è stato detto e tra l'altro ho condiviso molte cose, se non tutte. Chi mi ha preceduto ha parlato del ruolo che ha avuto il Consiglio Comunale al netto dell'amministrazione, che è intervenuto subito, noi siamo della Commissione Bilancio, in materia di tributi locali. Siamo intervenuti subito, ovviamente, differendo il pagamento agendo nel differimento del pagamento dei tributi locali, e abbiamo dato mandato all'amministrazione attiva per esentare tutte quelle categorie che in questi mesi hanno incrociato le braccia. Quindi il Consiglio Comunale, come ha detto chi mi ha preceduto, si è distinto sin da subito. È chiaro che, perché sennò facciamo un torto alla nostra intelligenza e a chi ci ascolta, è chiaro che gli enti locali vivono di tributi locali e di conseguenza aspettano in questo momento le determinazioni e del governo regionale e del governo nazionale, al netto delle confusioni che sono presenti e sono agli occhi di tutti. Mi riferisco alla cassa integrazione in deroga, che ancora non è arrivata, c'è chi non è in cassa integrazione da marzo e non è arrivato un euro a questi soggetti e quindi a queste famiglie. Quindi rispetto a queste i 600 euro ancora c'è chi addirittura non li ha avuti.
acuti, quindi non mi sto a dilungare e non ne faccio neanche un discorso politico, perché qui a perdere siamo tutti quando si verificano queste cose. Come detto dai consiglieri che mi hanno preceduto, noi dobbiamo prendere qui un impegno, intanto di farci portavoce sia a livello regionale che a livello nazionale, e quello lo facciamo, di mettere in campo tutto, lo faremo, e di mettere in campo tutto quello che è possibile fare a livello comunale. Questo è il vero impegno, è inutile che ci perdiamo nei labirinti di parole. Assolutamente sì, facciamo un ordine del giorno, un atto di indirizzo chiaro alla Giunta per quello che è nelle nostre possibilità, e ci sarà la firma mia e del mio partito. Lo dico perché nelle articolazioni del Consiglio Comunale ci si distingue per le appartenenze partitiche, quindi non per questo, ma qui non ne faccio un discorso partitico, assolutamente. Qui c'è un discorso trasversale che abbraccia tutti e che quindi trova la massima e piena solidarietà da parte mia, da parte ovviamente del gruppo politico che rappresento, e penso da parte di tutti i consiglieri presenti in questa commissione congiunta. Che grazie. Grazie consigliere Chinnici, apprezzo tantissimo le sue parole. C'era Ilenia che voleva, prima di dare la parola al consigliere Mineo, al vicepresidente. E poi quando finite, scusami, volevo aggiungere una cosa rispetto a quanto è stato detto. Sì, un minuto proprio. Senz'altro, c'era però Ilenia che voleva intervenire per precisare una cosa, mi ha scritto. Ilenia o Viviana? Sì, eccomi. Allora, la cosa importante che comunque è stata detta, però al di là delle promesse, ci serve effettivamente, perché in ambito comunale io non ho dubbi che chi oggi si è messo ovviamente a disposizione per il bene comune, che non è soltanto la nostra attività che può chiudere o che non può chiudere, perché la nostra attività non consiste solo nel mandare turisti palermitani al di fuori della nostra regione. Per chi non lo sapesse, perché ovviamente non tutti possiamo conoscere tutti i risvolti e tutte le sfaccettature del nostro lavoro, le agenzie di viaggi esistono anche per portare i turisti a Palermo, i turisti in Sicilia. Quindi ad oggi, per esempio, contattando un noto tour operator che si occupa di portare qui i turisti in Sicilia, ci dice: se le agenzie sono chiuse, noi non riusciamo a lavorare. E quindi questo che cosa crea? Crea ovviamente un problema nell'indotto del turismo a Palermo e in Sicilia. Quindi questo è da tenere fortemente in considerazione, ed è per questo che mi rivolgo soprattutto ai consiglieri comunali della giunta del nostro sindaco, affinché si facciano portavoce, perché ribadisco, Luca Orlando deve alzarsi, deve andare a parlare, deve andare a sollecitare il governo regionale, anche insieme, che ne so, al dottore Albano, che è il presidente dell'ANCI, e comunque tutti coloro i quali possano avere voce in capitolo, per sollecitare, per solleticare la curiosità, perché si deve parlare anche di questo regionale, perché ad oggi, anche attraverso interviste, confronti con l'assessore di pertinenza regionale, quindi stiamo parlando dell'assessore Messina, non abbiamo avuto delle risposte ben chiare. Quindi chi può e chi ha voce in capitolo deve aiutarci anche con questo, che è la cosa più importante, perché in ambito comunale sono sicura che avremo gli aiuti che chiediamo, però vi chiediamo di fare da portavoce anche col governo regionale e soprattutto alla Giunta Orlando, che è la cosa più importante. Grazie a tutti. Grazie Ilenia, tengo a precisare che non stiamo facendo promesse, qua abbiamo iniziato un percorso oggi che vedo che è condiviso da praticamente tutti i consiglieri che sono intervenuti, che ci porta a pensare che la possibilità di ridurre o di azzerare per esempio la Tari, come diceva il consigliere Forello, è un percorso che abbiamo già avviato. Ci auguriamo che questo percorso possa andare in porto e quindi non facciamo... C'è bisogno del conforto nazionale. Non facciamo soltanto promesse, diamo concretezza a quello che sono le istanze. Per quanto attiene all'interlocuzione con il tavolo regionale, noi certamente ci faremo carico. Lo ha già detto peraltro il consigliere Scarpinato, che non ha voluto fare nomi né di partiti né ha voluto fare il nome dell'assessore,
però per l'appartenenza politica comune che ha con l'assessore regionale abbiamo già concordato che andremo a interloquire con l'assessore Messina per capire quale può essere diciamo l'aiuto vero che si può dare al comparto delle agenzie di viaggi, che ancora effettivamente risulta poco chiaro. Diamo concordato, presidente, prima dell'audizione, peraltro. Quindi... assolutamente, assolutamente. Diamo la parola al vicepresidente Mineo. Sì, presidente, io ho ascoltato, come lei sa, a me quello che interessa sempre è muoversi in una logica proattiva. A tal proposito, visto e considerato che i temi sono temi che comunque noi abbiamo affrontato, perché come lei ha ricordato, la commissione bilancio, anche su input mio e successivamente il consigliere Forello, è stata quella che ha lavorato più di tutte sulla vicenda dei tributi locali. Abbiamo raccolto le istanze di molte categorie e abbiamo fatto ciò che potevamo fare in un quadro normativo che ancora non ce lo permetteva, perché non c'era ancora stato questo maxi intervento nazionale che riguardava la TOSAP e altre imposte, e noi siamo stati, diciamo, i primi precursori e abbiamo anche stimolato il livello regionale, che poi ha fatto questo fondo perequativo che arriverà ai comuni per le imposte locali. Quello che io le dico, che è quello che contraddistingue sempre il mio modo di lavorare, è a questo punto di iniziare a interloquire con loro, mettendo giù direttamente quelle che sono le possibili proposte, con un documento che poi noi sintetizzeremo. Io ho ascoltato ovviamente i due punti essenziali che sono stati prospettati, però se ci sono anche altre tipologie di proposte che possono essere utili sotto forma di incentivo, di promozione sui canali istituzionali delle vicende relative a chi fa turismo a Palermo, perché ovviamente noi ci possiamo occupare di Palermo, sebbene siamo area metropolitana, poi ogni comune decide, anche quelli che ricadono nell'area metropolitana, ogni sindaco decide per il proprio comune. Se possiamo fare altre cose e voi le avete in mente, ditecele, scrivetecele, mandateci una mail, perché noi lavoreremo sin da subito per scrivere, per sintetizzare in un atto che poi presenteremo al Consiglio Comunale. Dico, in questi due mesi noi ci siamo mossi molto e abbiamo pungolato l'organo della Giunta Municipale, che, devo dire la verità, ha molto sonnecchiato su tante vicende. Voi avete sentito all'inizio, prima della registrazione, che io e il consigliere Ferrandelli stiamo praticamente impazzendo sulla vicenda dei mercati, quindi sapete benissimo che da parte nostra massima apertura e massima condivisione. Però vi chiedo uno sforzo, sono io a chiedervelo: fateci pervenire una griglia di proposte, noi le faremo diventare un atto. Grazie vicepresidente Mineo. Adesso entreremo nel dettaglio, perché effettivamente già c'è una lettera ufficiale con delle proposte concrete, delle richieste concrete e delle proposte che il comitato sta cercando di portare avanti. Quindi a maggior ragione abbiamo già contezza di quelle che sono le richieste. Va bene, no, sicuramente ne passeremo alla commissione. Sicuramente ne passeremo alla commissione bilancio. E sono davvero contento del fatto che le vogliamo trasformare in un atto vero, che si può chiamare ordine del giorno, che chiamiamo ordine del giorno, da sottoporre a tutto il Consiglio Comunale, perché poi con l'approvazione in Consiglio Comunale di un ordine del giorno abbiamo un documento... Anche completo. Perché mi permetto di dire, lei lo sa meglio di me, perché da tanti anni come me fa il consigliere comunale, e adesso che la Giunta deve sostanzialmente scrivere quelle che sono le eventuali agevolazioni sulle tariffe TARI, questo è il momento in cui dobbiamo agire. Ed è per questo che abbiamo fortemente voluto, diciamo, l'incontro con Comitato, diciamo, vicepresidente, consigliere Forelli. No, solo una riflessione, dico, sarà per mia deformazione. Io inviterei, visto che avete parlato, anche il consigliere Chinnici, il cui intervento sicuramente apprezzo, di una posizione del Consiglio Comunale, io riterrei più opportuno lavorare più che a un ordine del giorno ad una mozione, che è un atto, diciamo, più significativo del Consiglio Comunale e che ha degli effetti ancora migliori sulla Giunta, cioè
gli ordini del giorno, come sapete ormai negli ultimi tempi, hanno lasciato il tempo che hanno trovato. Punto di vista massima serenità, la mozione è un atto che si può fare in tempi veloci, vedete come è fatto, come è successo sulla ZTL, ha diciamo un'efficacia. Allora, l'efficacia della mozione la conosciamo ed è molto più diciamo forte, più pregnante, e sappiamo bene, visto che c'è la disponibilità, però, anche mi sembra della maggioranza, perché c'è la disponibilità, questo stavo dicendo, però questo è un passaggio che dobbiamo concordare con la conferenza dei capigruppo, visto e considerato che intervenuti ad eccezione del consigliere Chinnici sono tutti consiglieri che fanno parte della minoranza. Va bene. È ovvio che una mozione è molto... Dico, lavoriamo molto anche forte. Su che cosa di ancora più, se ci riusciamo. Io sono sicuro, infatti ho ringraziato il consigliere Chinnici, io sono sicuro che anche tanti altri consiglieri della maggioranza saranno d'accordo nel portare avanti questo percorso e questa ipotetica mozione piuttosto che ordine del giorno, perché con una mozione ha perfettamente ragione il consigliere Forello, diamo più forza. Consigliere Ferrandelli. No, possiamo salutare le nostre invitate, chiaramente ribadendogli il nostro sostegno, il nostro supporto, e restiamo fra di noi per determinare il metodo e il percorso, giusto? Sì, questo assolutamente sì, questo adesso lo vediamo. Peraltro, forse sta per entrare il presidente Zacco, che mi ha scritto che probabilmente starà per entrare, quindi adesso vediamo di continuarlo il percorso. Però mi interessava chiarire questo passaggio del consigliere Forello, perché è un passaggio importante, perché effettivamente sappiamo bene che una mozione è un atto più forte di un ordine del giorno e che impegna in maniera concreta e più forte l'amministrazione attiva. Per cui, se possiamo portare avanti una mozione, sono d'accordo. Se non ci sono però altri interventi dei consiglieri, io vorrei chiudere appunto la seduta e l'audizione con le rappresentanti, e poi continuiamo noi. Presidente, posso puntualizzare una cosa? Visto assolutamente che... sì, consigliere Errini. Mi dispiace, non attivo la telecamera perché mi si sconnette direttamente l'audio. Non c'è problema. No, chiaramente, essendo anche facendo parte della maggioranza, io al di là di questo è ovvio che mi accodo un po' a tutti gli interventi che ci sono stati, dico, al di là delle modalità, che sia una mozione piuttosto che un ordine del giorno, credo che le finalità sono le stesse e comunque le medesime, per cui qualcosa comunque la faremo, perché l'intento, ripeto, mi sembra essere più che comune, siamo rappresentanti proprio dei cittadini in toto, anche in questo caso, quindi mi trovate assolutamente d'accordo rispetto a tutto quello che comunque è stato già detto, quindi poi dico, discutiamo insieme delle modalità, però il fine ultimo è il medesimo, quindi ci sta. Sono davvero contento che anche lei, consigliere, è d'accordo con il percorso che possiamo darci, e così praticamente siamo all'unanimità, coscienti del fatto che possiamo redigere già direttamente una mozione piuttosto che un ordine del giorno. Se non ci sono altri interventi, io chiuderei l'audizione con il comitato e poi continuiamo noi. Prima di chiudere però, ovviamente, è doveroso che debba diciamo intervenire io, che paradossalmente in questo momento sono diciamo nella doppia veste, sono consigliere comunale e contestualmente anche facente parte del comitato, perché con un'agenzia di viaggi da soli 30 anni. Presidente, lei rappresenta tutti noi, perché con quelli che fanno politica stando sul territorio, ovviamente ognuno di loro ha un'attività, ringraziando Dio non siamo come certuni che vendevano le bibite e poi fanno i deputati, ognuno di noi chiaramente sa, provenendo da un'attività commerciale, una libera professione, cosa sta significando questa crisi, e quindi lei più di tutti rappresenta proprio il politico impegnato in prima linea, volerle bene, la stimo. È assolutamente vero, perché dal 1983 anch'io ho un'agenzia di viaggi e quindi
conosco bene tutto il settore, sto vivendo insieme alle mie, ai miei colleghi, alle mie colleghe, agenti di viaggio, questo periodo che ritengo essere il periodo più brutto da quando abbiamo aperto l'agenzia, perché lo ritengo un periodo ancora più brutto del periodo delle Torri Gemelle, piuttosto che di altri periodi abbastanza bui, ma non bui come questo. È un periodo in cui obiettivamente siamo chiusi e non abbiamo intenzione di aprire. Non abbiamo intenzione di aprire per il semplice fatto che se non ci sono aiuti concreti da parte del governo nazionale, che così come detto anche da tutti voi ha poche idee e ben confuse, non abbiamo la possibilità di dare prospettiva alle attività. L'attività è fatta con piani economici e con conti economici che devono in qualche modo dare delle risposte concrete a fronte dei ricavi con dei costi. I costi noi li sappiamo bene, e sappiamo bene che ci sono costi di personale, costi di locazione per gli immobili, costi di utenze, che sono costi certi, fissi e che devi sostenere. Invece i ricavi oggi sono zero. I ricavi oggi sono prossimi allo zero, perché di fronte a quelle che sono le prospettive che oggi ci sono di turismo, si parla soltanto di un turismo di prossimità, si parla soltanto di un turismo di italiani che vengono, se riescono a venire, passando da regione a regione. Questo quantomeno per tutto il 2020. Allora, di fronte ad una situazione del genere, se noi non abbiamo, così come diceva giustamente Viviana Manfrè, la possibilità di accedere ai contratti di solidarietà, innanzitutto per il costo del personale, se non abbiamo la possibilità di avere interventi sui canoni di locazione per quanto attiene agli affitti, e se non abbiamo l'anno bianco sotto l'aspetto fiscale, noi imprenditori che ragione abbiamo di stare ancora aperti a portare avanti l'attività? Nessuna. Abbiamo fra l'altro in più pure il problema della crisi di liquidità che è data da ovviamente le complicazioni che stanno facendo tutti gli istituti di credito nel concedere il famoso prestito o i famosi prestiti o fino a 25.000 euro o da 25 a 800.000 euro. Tutto questo sta causando ancora di più diciamo danno al comparto, che ritengo essere il comparto più danneggiato in senso assoluto. In più le agenzie di viaggi non sono state nemmeno contemplate, mentre diciamo tutto il settore degli alberghi, delle stesse case vacanze o B&B comunque hanno diciamo avuto la possibilità di essere quantomeno presi in considerazione per interventi diciamo a fondo perduto o per interventi che possono essere forse di ripresa, il settore delle agenzie di viaggi è stato completamente ignorato. Allora, a questo proposito e per questa ragione dico, affrontiamo sotto l'aspetto comunale, e quindi adesso faccio diciamo un attimino il consigliere comunale, sotto l'aspetto comunale certamente avremo la possibilità di prendere il percorso che tutti quanti voi stamattina, e me compreso, oggi ci stiamo dando, cioè quello di andare a prendere in esame l'esenzione Tari per quello che sarà possibile, e la TOSAP a noi poco importa. Per quanto riguarda invece quello che ritengo essere un percorso molto importante, che è quello dell'interlocuzione con il tavolo regionale ed eventualmente con il tavolo nazionale, certamente sono dell'avviso che noi ci dobbiamo fare carico di intervenire presso l'assessore al turismo, che nella fattispecie è anche il sindaco di Palermo, per cercare di sollecitarlo ad intervenire realmente su quelli che sono le indicazioni che si possono dare, anche perché non lo dobbiamo dimenticare, l'assessore al turismo della città di Palermo, che è il sindaco Orlando, è anche il presidente della città metropolitana ed è anche il sindaco della città metropolitana ed è anche il presidente dell'ANCI regionale, ragion per cui ha
la possibilità di avere un'interlocuzione vera e diretta con chi ha la possibilità o potrebbe avere la possibilità di darci una mano d'aiuto. E mi riferisco all'assessore al turismo, all'assessore regionale al turismo, ma mi riferisco anche all'assessore alle attività produttive del regionale, perché l'assessore alle attività produttive è a tutti gli effetti titolato a poter dare una mano d'aiuto a noi come agenzie di viaggio e a noi come comparto del settore del turismo. Per questa ragione invito tutti quanti noi consiglieri a farci promotori proprio presso il sindaco e, diciamo, con le possibilità che abbiamo anche sotto l'aspetto partitico, e quindi mi riferisco per esempio a chi è dello stesso partito sia a livello regionale che a livello nazionale, con le interlocuzioni dirette di poter intervenire. Perché con l'intervento diretto, mettendo a conoscenza realmente di come sono messe le cose in questo momento, soprattutto nel comparto delle agenzie di viaggi, forse potremo avere diciamo, le risposte minime necessarie per portare avanti le attività e per salvaguardare tutti questi posti di lavoro, che vi assicuro sono tanti, perché in ogni agenzia di viaggio ci sono tanti impiegati e poi ogni agenzia di viaggi possibilmente ci sono anche quelle a conduzione familiare che portano avanti l'attività da anni e che non avrebbero ulteriori o alternative lavorative davanti da poter affrontare. Quindi questo è un momento particolarmente delicato, difficile, e che ci vede, diciamo, assolutamente pronti a ripartire se ci sono risposte. Se risposte non ce ne sono, diventa tutto molto complicato. Chiuso il mio intervento, io saluterei le rappresentanti del comitato e poi continuiamo con la commissione congiunta. Grazie. Allora, sì, Presidente. A presto, no. Saluti a Viviana, saluti a Ilenia. Grazie, buon lavoro. Il documento con le richieste lo avete già mandato via email, giusto? Già fatto, sì. Perfetto, ok, lo prendiamo e lo giriamo alla commissione bilancio, segretario. Benissimo, grazie. Ok, perfetto, arrivederci a presto. Buona giornata. Grazie. Arrivederci. E allora, noi continuiamo i lavori e ipotizziamo di redigere questa mozione che vogliamo fare. Consigliere Mineo, lei diceva di mettere a punto una mozione Io ero dell'idea dell'ordine del giorno, però il consigliere Forello ritiene dover presentare una mozione. Quindi, il fine non cambia, Andrea. Devo dire anche perché l'ordine del giorno con le delibera dovremmo legarla oggi. No, così è. Qualcosa non votiamo in questi due giorni. Sì, oggi qualcosa votiamo. Comunque, quindi, diciamo, per me non c'è nessun tipo di difficoltà, però è chiaro, ovviamente, secondo me, mi rimetto ovviamente alla valutazione anche degli altri. Fate un check con gli altri capigruppo, visto che comunque... Infatti, io l'ho già detto pubblicamente, mentre c'è una presentazione. Vicepresidente, posso chiedere dire una cosa? Sì, certo. E dico, oggi qualcosa votiamo, sì, però non uniamo i cavoli con la merenda. Cioè, oggi probabilmente votiamo... Non c'è dubbio, io sono dell'avviso oggi, che facciamo... Guarda, l'incompatibilità di una collega del giorno scusate un secondo, io l'avevo detto soltanto perché avevo detto oggi qualcosa votiamo, sono d'accordo a non unire cavoli e merende, però volevo dire una cosa rispetto alla mozione che è nata dopo, no problem, perché non penso che i contenuti siano diversi e ovviamente alla mozione, perché se no ci prendiamo pensavo che la cosa
Scusate, se no ci prendiamo in giro, ovviamente deve essere una mozione che impegna, visto che diciamo, in materia di turismo la Sicilia è leader, dobbiamo impegnare diciamo, l'amministrazione, e la giunta regionale, l'amministrazione regionale, perché il comune di Palermo, non so, e mi rimetto a voi, come potrebbe diciamo, intervenire in materia, nella materia nel caso di specie. Quindi va benissimo una mozione, ma fatta bene, cioè cogliendo veramente infatti io sono dell'avviso che farla oggi, farla domani o farla dopodomani non cambia assolutamente nella sostanza il percorso. Per cui se ipotizziamo di portare avanti la mozione, facciamola in modo con tanto condiviso con gli altri capigruppo e poi scriviamola per bene, visto e considerato che non è certamente e non abbiamo un termine perentorio da dover rispettare, quindi non deve essere per forza oggi, va bene, anche domani o dopodomani. L'importante è che come dice il consigliere Chinnici, la sostanza non cambia, e quindi siccome siamo tutti d'accordo, poi la facciamo per bene, la scriviamo e la portiamo al voto in modo che passa diciamo con la condivisione del Consiglio Comunale. Tutto. Ok. Ovvio, certo, ma infatti se c'è un supplemento di tempo da doverci prendere per scrivere bene e per far sì che il documento sia quanto più condiviso possibile, figurati, non c'è... E io direi di fare così, infatti, vicepresidente Mineo. Come procediamo? La vogliamo scrivere e poi la sottoponiamo ai capigruppo e dopodiché la portiamo... Secondo me discutete del tema intanto tra capigruppo e poi a fare la mozione ci vogliono veramente 10 minuti, mezz'ora. Va bene. Okay. Che dice? Volevo intervenire il consigliere Ferrandelli. Facciamola velocemente, cioè non perdiamo troppo tempo. No, non dobbiamo perdere, cioè figurati se io voglio perdere tempo, però mi rendo conto che, come dice il consigliere Forello, piuttosto che farla oggi per oggi e provare... Non sento... Magari... Se noi la prepariamo oggi, sì. Questa settimana è di qua a Verdi, la facciamo sotto allora, porta. Levatevi la mascherina e vi mandate qua. Scusate, chiudete i microfoni. E la settimana successiva facciamo una giornata per le mozioni e cominciamo a votare. Mi pare assolutamente perfetto. No, io invece voglio fare un'altra proposta e io sono convinto che non appena faccio questa proposta il collega Ferrandelli la sposerà in pieno. Qual è la mia proposta? Voi sapete bene che la sesta commissione ha nelle proprie corde il turismo. Io la settimana scorsa ho chiesto al presidente Zacco di invitare il sindaco, che è detentore della delega al turismo, venire in commissione, perché al di là del grande sforzo che sta facendo il consiglio comunale, i consiglieri comunali, le commissioni, rispetto alla rivisitazione della tassa di soggiorno, noi abbiamo ascoltato Federalberghi, abbiamo ascoltato un po' tutti i comparti afferenti il turismo, ho chiesto che non solo il sindaco venga a riferire per quella che può essere la visione e la prospettiva del turismo a Palermo, ma che venga, e mi ero fatto promotore, lo volevo proporre alla capigruppo, che sia dedicata una sezione del Consiglio Comunale, una seduta ad hoc, proprio per parlare di turismo, di rilancio e di quelle che possono essere le idee che l'amministrazione attiva vuole porre in essere in questo settore nevralgico e strategico che ha sempre visto la nostra città, perché noi lo sappiamo, Palermo, la Sicilia vive di turismo, e quindi ritenevo importante aprire un dibattito finalizzato a capire quelle che possono essere le idee e le prospettive che questa amministrazione ha nei confronti di Palermo e del settore turistico. Si potrebbe ovviamente programmare questa audizione in Consiglio Comunale con l'assessore al turismo e poi alla fine collegarci con questa bella mozione di ampio respiro finalizzata a che cosa? A portare sul tavolo della discussione le problematiche che sono del settore. Ovviamente non farei sconfinamenti, perché questo tema lo farei trattare poi al consigliere Anello, che
per forza di cose, dopo 30 anni che ha un'agenzia di viaggio, penso che chi più di lui potrebbe portare, ma dico, la materia è così vasta. Io ho fatto questa richiesta, oggi chiederò al Presidente del Consiglio, e per questo chiedo anche il conforto dei capigruppo, c'è Chinnici, ma c'è anche Fabrizio Ferrandelli, Alessandra Anello, che spesso e volentieri in qualità di Lega ha sempre partecipato, perché magari Igor qualche volta non è stato disponibile a venire alla capigruppo. Io voglio portare sul tavolo della capigruppo questo invito al sindaco per venire a discutere di turismo. Non so se per voi va bene, però questa è la mia proposta. Posso aggiungere un dato solo a livello di aggiornamento? Ieri in commissione... Era solo una proposta, Andrea. Sì, no, poi ieri... Ovviamente si può sposare o non si può sposare. No, no, ieri voglio aggiungere un dato. Ieri noi in commissione abbiamo discusso approfonditamente della nota che il sindaco aveva diramato domenica pomeriggio, nella quale chiaramente in qualità di sindaco di Palermo... discuteva della tenuta finanziaria del comune di Palermo, dei comuni, a seguito dei mancati interventi risolutivi da parte del governo nazionale, a che ovviamente alcuni consiglieri mi hanno chiesto di invitare il sindaco in commissione per parlare di programmazione finanziaria. Ovviamente tutto ciò attiene anche alla programmazione finanziaria, perché noi sappiamo che abbiamo un introito della tassa di soggiorno, perché noi sappiamo che... Andri, abbiamo la programmazione pure come programmata. No, no, voglio dire, no, sto dicendo, diciamo, ad adiuvandum, secondo me si potrebbe fare un'unica sessione di consiglio comunale col sindaco sulle questioni finanziarie e quelle del rilancio, quindi fase emergenza e fase 2, quindi del rilancio. Secondo me è questa, diciamo, bisogna ancorare un'unica seduta per parlare delle due tematiche più importanti. Quindi, diciamo, con noi sfondi una porta aperta, e noi ci eravamo già prodigati, tant'è che io, avendo ascoltato le richieste degli altri consiglieri ieri mentre presiedevo, ho detto a questo punto facciamole in conferenza dei capigruppo per fare un'unica seduta col sindaco. Andri, lo sai perché ti dico che la richiesta acquista ancora più valore? Perché noi, spesso e volentieri, Alessandra Anello lo sa, abbiamo detto che ovviamente Palermo aveva di bisogno di un assessore al turismo, perché il settore è così delicato, così vasto. Il settore trainante viene lasciato abbandonato. No, con la delega invece accorpata, cioè con la delega invece che è nelle mani del sindaco, che deve fare mille e uno cose, spesso e volentieri questo settore non va a trattare quelle dinamiche importanti, come in questo caso il rilancio, come il turismo, ripeto, è stato fonte, non solo io vi do un dato, e voi lo conoscete meglio di me, ma con la tassa di soggiorno, con la tassa, il comune di Palermo quanto cose ha fatto e come è stata impegnata e impiegata. Quindi il turismo diventa veramente un focal point, e avere la delega al sindaco sicuramente limita l'azione che potrebbe avere invece un altro assessore, che è finalizzata proprio all'implementazione, al rilancio e allo sviluppo di questo settore. Quindi va bene andare a trattare un po' tutto, però oggi noi dobbiamo porci veramente un interrogativo importante: ma questa città cosa sta facendo per il turismo? Il sindaco che ha la delega cosa sta facendo? Ci volete venire a riferire al Consiglio Comunale, che ripeto essere il Consiglio Comunale della quinta città d'Italia? Ci volete venire a dire quello che volete fare, come lo volete fare, quelle che sono le prospettive? L'altro giorno l'ho proposto, c'era pure la commissione, quella guidata da Francesco Bertolino, come ha sentito la proposta, cioè noi vogliamo partecipare pure. Ho detto attenzione, ci sarà una congiunta, perché si parla di tassa di soggiorno, ma il sindaco deve venire in aula. Deve venire in aula. Fabrizio, volevo sentire su questa mia proposta il tuo pensiero, sempre se il presidente ci permette, insomma. Assolutamente sì, il problema è che Fabrizio ha lasciato la seduta e ha scritto che doveva abbandonare. E io invece, che devo abbandonare anche, condivido la proposta del vostro candidato. Dovete mantenere il numero legale, perché dobbiamo approvare il verbale a fine seduta. Grazie, consigliere, scusatemi. Anche andandomene io, ci sono tre della mia commissione. Perfetto, dicevo, grazie. Dicevo, condivido la valutazione del buon Scarpinato. Io ritengo che alla mozione ci si possa lavorare con tranquillità in pochissimo tempo, ma rendendola efficace, nel rispetto, come diceva il collega Chinnici,
e ritengo che a scriverla potrebbero essere proprio un rappresentante della maggioranza e uno dell'opposizione, in modo tale che si faccia proprio a quattro mani rappresentante, diciamo, di tutte le varie sensibilità. Però, come diceva bene il consigliere Chinnici, ma questo penso che ormai dentro il Consiglio Comunale abbiamo le capacità e le qualità, e le abbiamo dimostrate nel tempo, di scriverla con attenzione laddove le funzioni sono del Comune o onerando la Giunta, laddove le funzioni non sono del Comune ma sono delle Regioni, richiedendo alla Giunta di farsi, o al Sindaco di farsi, rappresentante e portavoce di alcune istanze, ovviamente. Quindi chiaro, proseguiamo verso questa via, uniti insieme nell'interesse della città e delle categorie che vogliamo tutelare. Grazie Vicepresidente Anello, grazie Vicepresidente Mineo e a tutti gli altri. Io vi saluto. Ciao Ugo. Arrivederci Ugo. Perfetto. Allora io direi... attendiamo di capire se la disponibilità dell'assessore al turismo e quindi del sindaco viene data così come richiesta dal consigliere Scarpinato già qualche giorno fa, e dopodiché ci determiniamo. È indiscusso una cosa, e io lo dico già diciamo da parecchio tempo: una cosa è fare l'assessore al turismo e quindi promuovere la propria città nel mondo, e per questa ragione io ritengo che il sindaco Orlando sia il migliore assessore al turismo che la città di Palermo possa avere, perché questo non bisogna disattenderlo. Il sindaco Orlando ha sempre dato dimostrazioni e capacità di portare il nome della città di Palermo nel mondo in modo straordinario. Però tutt'altra cosa è fare l'assessore alle strutture turistiche o al comparto del turismo in quanto tale. Per questo l'assessore Orlando è, diciamo, è un assessore assolutamente inadeguato. È un assessore inadeguato nella misura in cui ha dimostrato di non avere capacità gestionali sotto questo aspetto. Ed è anche comprensibile, ed è anche giustificabile per questo, perché un assessore alle strutture turistiche, un assessore che si deve occupare di tutto il comparto del turismo in città, deve vivere giorno dopo giorno e quotidianamente le problematiche che dà e che sta soprattutto in questo periodo storico dando tutto il settore, tutto il comparto. Per cui è per questa ragione che dobbiamo invitare l'assessore Orlando e capire realmente quali sono le sue intenzioni, perché ipotizzare e pensare di dare nelle mani del dirigente di turno o del funzionario di turno la conduzione di un assessorato che è strategico per la città di Palermo e per l'economia palermitana è quantomeno dal mio punto di vista errato. Per cui attendiamo l'incontro e il confronto con l'assessore Orlando in quanto assessore al turismo, e dopodiché vediamo di determinarci. Sono d'accordo nel portare avanti anche questa istanza che poi la possiamo fare diventare una mozione a tutti gli effetti. Sono d'accordo nel farla maggioranza e opposizione insieme, e quindi portiamolo avanti, però non perdendo di vista una cosa, che il tempo è denaro, come si dice, e quindi prima possibilmente cerchiamo di metterla in piedi e meglio è. Ed è per questa ragione che solleciteremo al massimo l'incontro con il sindaco per capire un po' come determinarci, ma contemporaneamente non perdiamo di vista quello che sono i tempi per portare avanti questa mozione, perché ogni giorno che passa è un giorno perso, e quindi è vero che non è, diciamo, non ci sono scadenze o termini perentori, e quindi non si deve fare oggi per domani, però è importante non allungare i tempi, ecco. Detto questo, io direi di leggere i verbali, di leggere il verbale, approvare il verbale e chiudere la seduta.
Va bene, Presidente, passo la, la parola alla collega Amato per la lettura. E prima di chiudere, io vorrei in questa sede strappare un impegno solenne anche alla commissione vostra, che è quella che si occupa dei mercati, insieme a noi che si occupa ovviamente di patrimonio, per fare un'azione forte che riguardi i mercati generali. Abbiamo assolutamente necessità di intervenire subito. È un comparto che, al pari di quello che abbiamo ascoltato stamattina, sta subendo una crisi tremenda, che si trova ad agire con la dinamica del privato però in un immobile pubblico, con le restrizioni determinate dall'emergenza Covid, e tutti quanti sanno che purtroppo si è creato un mercato parallelo. E quindi dobbiamo assolutamente agire subito, e io chiedo a tutti quanti massima sensibilità da questo punto di vista. So sicuramente di sfondare una porta aperta, però dobbiamo agire subito. Va benissimo, sfonda una porta aperta, vicepresidente. Diamoci e dettiamoci i tempi, facciamo commissioni congiunte, vediamo quello che c'è da fare per affrontare il problema. Noi lo stiamo affrontando e l'abbiamo affrontato anche in commissione quando abbiamo ascoltato i rappresentanti del mercato ortofrutticolo, lo abbiamo affrontato anche quando c'è stato il problema del mercato ittico, quindi siamo a disposizione, vicepresidente. Grazie. Perfetto, andiamo alla lettura del verbale per l'approvazione. Presidente, soltanto una cosa per puntualizzare, quindi rispetto a quello a quanto abbiamo discusso oggi, ne riparleremo anche in capigruppo, perché secondo me è un passaggio fondamentale comunque fare anche una capigruppo su questo. Anche assolutamente sì, abbiamo detto che comunque in ogni caso la stesura del documento e quindi della mozione passerà al vaglio della conferenza dei capigruppo per l'approvazione e la condivisione di tutto il Consiglio Comunale, così facciamo un atto forte. Ok, anche se secondo me, al di là del discorso mozione ordine del giorno, per il tipo di, cioè per l'entità dei contenuti, secondo me è una cosa che comunque accomuna tutti, quindi certo, e infatti per questo della mozione, nel senso che è un ordine del giorno importante, anche urgente, perché comunque è urgente, non penso che trova porte chiuse anche da parte di tutta la maggioranza, per questo dicevo di fare un passaggio anche in capigruppo per capire, anche rimodulare proprio l'entità della mozione piuttosto che dell'ordine del giorno. Penso davvero che sarà fatto alla prima capigruppo utile. Ok, grazie. Perfetto, grazie consigliere. Allora, procediamo alla lettura del verbale per l'approvazione, segretario. Sì, passo la parola alla collega Amato per la lettura, grazie. Sì, buongiorno. Verbale numero 659 del 26 maggio 2020. Sono presenti i consiglieri Anello, Gelarda, Scarpinato, Mineo, Chinnici, Ferrandelli, Forello, Rini. Il vicepresidente Anello, più anziano per età, alle ore 10:13, apre la seduta congiunta tra la prima e la sesta commissione consiliare in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Chinnici, Ferrandelli, Forello, Mineo, Rini e Scarpinato. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente link. Argomenti da trattare: 1. Problematiche attività turistiche ed emergenze Covid-19. 2. Comunicazioni del Presidente. 3. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 4. Varie ed eventuali. Per affrontare l'argomento posto al numero 1, sono stati invitati i rappresentanti del Comitato Agenzie Turistiche, signora Manfrè e signora Ilenia Rini. Presidente Anello dà il benvenuto e comunica che la seduta è registrata e verrà pubblicata sul sito del Comune di Palermo e pertanto chiede il consenso. La signora Manfrè e la signora Rini danno il consenso. Il Presidente Anello specifica che questo comitato rappresenta le problematiche da portare ai tavoli sia regionale che nazionale. Il consigliere Mineo interviene ringraziando per aver deciso di affrontare questo argomento. Presidente Anello
Dà la parola alla signora Rimi, che relaziona presentando il panorama delle agenzie e del numero dei componenti che ne fanno parte. Lamenta che nessuno delle istituzioni ha avuto riguardo per questa categoria. La signora Manfrè chiede l'azzeramento dei tributi locali e di tutto quello che può aiutare la categoria in grande difficoltà. Le aziende non possono indebitarsi anche perché non hanno liquidità. Chiede un anno bianco della fiscalità, un contratto di solidarietà, così come avviene per altre categorie. Il presidente Anello prende atto delle richieste e chiede ai consiglieri se vogliono intervenire. Interviene il consigliere Ferrandelli, ritiene che sia stato giusto fare questo incontro con le due commissioni, ognuno per le proprie competenze. Relaziona sulle proposte dei rappresentanti del comitato, che ritiene percorribili, in quanto non inciderebbero in maniera pesante sul bilancio comunale. Si rende disponibile per sostenere tutte le procedure che porteranno beneficio alla situazione. Consigliere Forello ritiene che ci sia confusione in questo momento e fa riferimento ai decreti nazionali che ammettono l'esenzione di alcune categorie ma non di tutti. Ritiene il Consiglio Comunale assunto una posizione chiara per tutte le attività commerciali che sono rimaste chiuse e che devono essere poste in essere le esenzioni della Giunta Comunale. Continua a relazionare affermando che se non ci saranno interventi statali ci saranno degli aumenti su altri campi. Il consigliere Scarpinato interviene puntualizzando che la pandemia ha creato tantissimi problemi. Le agenzie di viaggi sono state le prime ovviamente a chiudere. Sottolinea che bisogna intervenire sia a livello regionale che nazionale. Fa riferimento anche alle difficoltà della categoria che si occupa di catering. Continua a relazionare, ritiene che al di là dei colori politici si deve lavorare insieme per risollevare queste attività facendo un documento unico per portare avanti le loro richieste. Interviene il consigliere Pinnici, riferisce che come commissione al bilancio sono intervenuti immediatamente per sottolineare le difficoltà della categoria, tra cui la cassa integrazione in deroga che ancora non viene pagata. Ritiene di fare un ordine del giorno di indirizzo dove sarà a sua firma del gruppo e del suo gruppo politico. Prende la parola la signora Rimi, dove sottolinea che le agenzie funzionano sia per portare turisti fuori ma anche a Palermo e per questo si rivolge ai consiglieri per far sì che sollecitano il sindaco per portare questa situazione a livello regionale. Il presidente Anello sottolinea che si sta avviando un percorso per portare avanti le stanze della categoria. Per quanto riguarda l'interlocuzione a livello regionale, garantisce che i consiglieri delle due commissioni si faranno carico di ciò. Prende la parola il consigliere Mineo, precisa che hanno raccolto le stanze di diverse categorie, quindi ritiene che è necessario ed opportuno portare anche le loro richieste. Presidente Anello precisa che esiste già una lista delle richieste fatte dalla categoria che si potranno trasformare in un ordine del giorno da presentare in Consiglio Comunale. Il consigliere Forello ritiene opportuno lavorare più ad una mozione che ad un ordine del giorno per avere tempi più veloci. Si apre un dibattito. La consigliera Rini interviene condividendo gli interventi fatti dagli altri consiglieri che l'hanno preceduta. Il presidente Anello interviene sottolineando che si trova nella doppia veste di consigliere comunale e facente parte anche del settore e specifica che queste attività non sono in grado di ripartire, non si possono dare prospettive all'attività, non avendo la possibilità di accedere a contratti di solidarietà, alle agevolazioni sugli affitti, eccetera. Non possono portare avanti l'attività, tutto ciò porta a danno a comparto che è stato ignorato dal governo nazionale e regionale. Si prenderanno in esame le esenzioni tari e l'interlocuzione con il tavolo regionale e nazionale e si cercherà di intervenire con l'assessore al turismo per sollecitarlo ad intervenire realmente e con l'assessore regionale alle attività produttive. Invita quindi tutti i consiglieri di farsi promotori con il sindaco con interlocuzioni dirette di intervenire per salvaguardare posti di lavoro. Il presidente Anello saluta e ringrazia le rappresentanti del comitato delle agenzie turistiche. Continuano i lavori di commissione. Si prende in considerazione di fare una mozione così come proposto dal consigliere Forello. Si apre un dibattito tra i consiglieri.
Interviene il consigliere Scarpinato che ribadisce, come fatto in altre sedute, di invitare il sindaco in qualità di assessore al turismo per discutere sulle problematiche del settore. Interviene il consigliere Mineo che ritiene di fare unica seduta di consiglio per affrontare sia il rilancio delle attività economiche ma anche il rilancio del settore turistico. Interviene il consigliere Forello che ritiene proseguire insieme questo percorso. Presidente Anello ritiene di attendere l'esito dell'incontro con l'assessore al turismo. Ritiene il sindaco in grado di portare il nome della città di Palermo nel mondo in maniera eccellente, ma come assessore al turismo ritiene che non ha la qualità per affrontare il problema turismo, affidando al dirigente di turno un settore strategico. Non è un problema di qualità, non ha la dedizione e il tempo necessario per... Sì, stiamo correggendo. Perfetto. Per l'economia palermitana, il consigliere Mineo chiede che la commissione attività produttiva intervenga per la riapertura del mercato ortofrutticolo. Il presidente... No, scusi. Non è per l'apertura. La tematica dei mercati è sul tema del mercato ittico. Infatti avevo mercato ittico. Ok. Presidente Anello concorda, il presidente Anello chiede al segretario di leggere il verbale della seduta odierna, il segretario procede alla lettura. A voi per l'approvazione. Perfetto, procediamo per appello nominale. Sì. Un attimo il microfono. Sì. Allora, Anello. Favorevole. Chinnici. Favorevole. Cusumano assente, Evola assente, Ferrandelli assente, Forello assente, Gelarda assente, Mineo favorevole, Rini favorevole, Sala assente, Scarpinato favorevole, Zacco assente, approvato all'unanimità dei presenti. Perfetto, allora chiudiamo la seduta, ci aggiorniamo a domani, arrivederci a tutti. Arrivederci, buona giornata, buon lavoro. Arrivederci. Un giorno, chiudo la registrazione. Buongiorno a tutti.